Buonasera, benvenuti a questo nuovo studio biblico in diretta Facebook con la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia, della città di Fossano in Piemonte. Ecco, questo è uno studio biblico che solitamente teniamo oramai da un anno a questa parte, da quando è scoppiata la pandemia, teniamo a distanza da casa, e perché solitamente invece per lo studio biblico ci riuniamo nei locali della nostra comunità di Fossano. Ecco, vi do il benvenuto, aspettiamo che si aggiungano, insomma, un po' i fratelli, le sorelle, insomma, chiunque ci segua solitamente, sia dalla nostra comunità, sia da altre comunità, sia in Italia che all'estero. Questa è una serie di studi biblici che sto portando avanti oramai da qualche mese sulla persona e l'opera dello Spirito Santo. Ecco, questa sera il pastore non potrà essere con noi, quindi mi ha pregato di portare i suoi saluti, perché è impegnato per il lavoro e quindi mi ha pregato di salutare tutti i fratelli e le sorelle che parteciperanno alla diretta o che guarderanno poi successivamente, perché mettiamo comunque tutte queste registrazioni sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube, sempre Chiesa Adi Fossano, questo è il nome. Questa sera continuerò con lo studio biblico che ho cominciato una settimana fa riguardante l'unzione dello Spirito Santo. Una settimana fa ho fatto un'introduzione generale e invece questa sera, ecco, continuerò e concluderò questo studio ancora sul simbolo dell'olio che viene associato sia alla personalità dello Spirito Santo che alla sua azione. Quindi questa sera vedremo alcune qualità dell'olio in relazione proprio a che cosa compie lo Spirito Santo. Ecco, vogliamo aspettare qualche minuto che si aggiungano anche altri, così poi preghiamo e cominciamo con lo studio biblico. Intanto vogliamo anche stare vicino a nostro fratello Marco, appena saputo che ha perso la mamma, quindi vogliamo anche pregare per lui e per la sua famiglia, che Dio possa consolare il suo cuore. E quindi vogliamo pregare per lui. E così vogliamo stare anche vicino a chiunque abbia perso i propri cari, ancora la sorella Antonietta, per la perdita del nostro amatissimo fratello Giovanni, e vogliamo anche stare vicino a chi in questo momento si trova in difficoltà, nella malattia, nella sofferenza, in questo giorno che ricorda anche tutte le vittime del Covid, almeno in Italia è stata istituita questa giornata appunto per ricordare tutti quelli che ci hanno lasciati per colpa di questa pandemia. Detto questo, ecco, adesso voglio pregare e ringraziare il Signore ancora per l'opportunità che ci dà di stare insieme, diciamo, nella sua parola, attorno alla sua parola, nella sua presenza, anche se siamo a distanza. E vogliamo ringraziare il Signore ancora per essere in mezzo a noi e per essere sempre con noi nonostante i tempi siano difficili. Allora, Padre del Cielo, ti vogliamo ringraziare ancora per questa opportunità che ci dai, Signore, per condividere la tua parola, Signore, per poter raggiungere i nostri fratelli e le nostre sorelle, ma anche chiunque, si metta all'ascolto e desidera conoscerti, Signore, desidera sperimentarti. E grazie a questo strumento tecnologico, Signore, tu ti, puoi far conoscere, tu puoi ancora rivelarti, Signore. Ti preghiamo, Spirito di Dio, ancora di ammaestrarci questa sera, di parlarci, di aprire le nostre menti, di illuminarci e di guidarci alla verità tutta intera. Questa sera che parleremo di te, possa tu illuminarci e guidarci, Signore, verso la comprensione di chi tu sei, di come tu agisci, affinché possiamo essere docili alla tua presenza e alla tua azione, per essere sempre di più trasformati nell'immagine di Cristo, Signore, e poter essere uomini e donne, Signore, che
ti amano con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutte le forze, che amano il loro prossimo come loro stessi, Signore, affinché possiamo essere quel popolo che tu hai scelto e che hai santificato e che stai portando dritto alla meta nel regno eterno. Nel nome di Gesù, Padre, ti vogliamo pregare ancora di effondere il tuo spirito su di noi e di guidarci. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Amen. Voglio quindi cominciare. Ecco, potete fare riferimento anche allo studio di una settimana fa per potervi riagganciare a quello di cui parlerò oggi. Oggi quindi continuerò lo studio sull'unzione dello Spirito Santo, come vi ho detto già una settimana fa. Nella scrittura, quando si parla di unzione dello Spirito Santo, in realtà si intende l'unzione che è lo Spirito Santo. Non sono due cose diverse, è un simbolo a cui ricorre la scrittura, quello dell'olio che veniva utilizzato, come vi dicevo, nell'Antico Testamento, per consacrare i re al loro compito regale, per consacrare i sacerdoti al loro compito sacerdotale e i profeti, anche se non si vede mai effettivamente. Effettivamente l'olio fisico non viene mai utilizzato, ma l'olio metaforico dello Spirito Santo per ungerli alla loro missione profetica. E lo stesso Gesù farà sua una famosa profezia del profeta Isaia quando comincerà il suo ministero, dicendo: lo Spirito del Signore è su di me, lui mi ha unto per recare una buona notizia ai poveri. Quindi una settimana fa abbiamo letto e commentato questo famoso passo che troviamo nel Vangelo secondo Luca, in cui vediamo proprio il Signore Gesù cominciare a operare, a predicare, ad annunciare il Vangelo del Regno, a guarire, a liberare e quindi a fare tutto ciò che era stato profetizzato dal profeta Isaia e che era relativo naturalmente alla sua opera. Tant'è che poi nel Nuovo Testamento soprattutto l'unzione è legata a Cristo. Cristo, la parola che noi utilizziamo, Cristo, Christos in greco, Mashiach in ebraico, vuol dire esattamente questo, unto con l'olio della consacrazione. Quindi Gesù è l'unto definitivo. E per questo in realtà nel Nuovo Testamento si parla pochissimo dell'unzione. Come vedremo in relazione allo Spirito Santo e ai credenti, soltanto una volta nella seconda lettera ai Corinzi viene detto che noi siamo stati unti, noi siamo stati unti, altrimenti e ci è stata data anche la caparra e sigillo dello Spirito Santo. E poi una volta in un'epistola di Giovanni è detto che l'unzione ci insegna ogni cosa in riferimento alla falsa unzione di cui parlavano i falsi unti, vale a dire gli gnostici e gli eretici, quelli che vengono chiamati gli anticristi dall'Apostolo Giovanni, che parlavano invece sempre di unzione. Invece l'Apostolo Giovanni, così come disse anche Gesù, sorgeranno falsi unti, cioè falsi cristi e falsi profeti, che se adoreranno molti faranno segni e prodigi. Quindi parla di quelli che poi sono identificati come gli gnostici, che parlavano sempre di questa agnosi che si può raggiungere mediante un ammaestramento, un insegnamento che poi era nascosto, era esoterico, in realtà era un'iniziazione alla magia, travestita da fede, da cristianesimo, per poter raggiungere dei livelli superiori di conoscenza, di relazione con il divino. Ecco, questa sera invece voglio vedere insieme a voi in relazione all'olio e quindi è rapportato allo Spirito Santo, perché la scrittura associa, soprattutto nell'Antico Testamento, come quando per esempio fu unto il re Davide, associa l'olio allo Spirito Santo e all'azione dello Spirito Santo. Allora, il primo significato evidentemente è questo: vista la qualità dell'olio, vista la qualità dell'olio,
Ecco, che non si mescola con gli altri liquidi, non si mescola con l'acqua, con l'aceto, ma è separato. Ecco, questa qualità di separazione gli ha conferito anche la sua azione di consacrazione, che altro non vuol dire se non di mettere a parte mediante il versamento dell'olio sulla testa e su tutto il corpo, per esempio nel caso dei sacerdoti, per un servizio in particolare. Quindi l'olio come simbologia di consacrazione, di separazione per lo svolgimento di un servizio speciale per Dio. Quindi lo Spirito Santo, potremmo dire, è stato versato sul capo di Cristo quando è stato unto Messia, e indirettamente anche su tutto il suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, in questa azione noi vediamo proprio l'azione di separazione, quando il Signore ci chiama a sé, lo ha fatto dall'eternità, quando Lui ci ha prescelti in vista di Cristo, in Cristo, dice l'Apostolo Paolo, dall'eternità, Lui poi ci mette a parte mediante la chiamata del Vangelo, che Lui rende efficace al nostro cuore, e rigenerandoci, e ci vengono impartiti i benefici di Cristo. È tutto Lui che compie mediante la sua persona e la sua azione. Quindi potremmo vedere già in questa prima fase, relativamente a noi, l'altra volta abbiamo visto in relazione a Cristo, oggi vediamo l'azione dello Spirito Santo simboleggiata dall'olio in relazione a noi, ci mette a parte, ci consacra, ci separa dal mondo e dal giudizio che è sul mondo, per Dio proprio. E quindi questo è il significato sia della salvezza che dell'opera di santificazione progressiva. Fin dall'antichità, diciamo, fin da quando compare il simbolo dell'olio, dell'ulivo, è associato proprio a quest'uccello, alla colomba, vi ricorderete, insomma, in occasione del diluvio, quando Noè fece uscire la colomba, poi tornò con il ramoscello di ulivo in Genesi 8, viene detto questo, e quindi è sempre stato poi associato, oggi è diventato un simbolo della pace. In realtà è un simbolo della pace tra Dio e l'umanità, perché quello era il simbolo che l'ira di Dio era stata placata, e quindi l'ulivo da allora rappresenterà sempre un simbolo, e quindi l'olio come prodotto, un simbolo della rinnovata pace con Dio, quindi del favore ritrovato con Dio, che ha scatenato sì la sua ira, ma che è stata placata. Vedete, le acque del diluvio si sono ritirate, e c'è proprio una colomba, che è un simbolo d'amore per gli antichi, è il simbolo d'amore per eccellenza, come oggi il cuore, diciamo, per gli antichi, e quindi è simbolo dell'amore di Dio con cui che si è riconciliato con l'umanità, potremmo dire. È proprio questa simbologia dello spirito in forma di colomba e dell'acqua, la ritroveremo proprio nel battesimo di Gesù, dove il Padre pronuncerà la missione del Figlio, lo ungerà di Spirito Santo, inviando lo Spirito su di lui in forma di colomba, proprio sulle acque del Giordano, per rappresentare che lui era l'agnello di Dio in cui si sarebbe fatta pace con l'umanità, e c'era l'azione dello Spirito già in questo, che è colui che applica poi alla nostra vita i benefici di quello che Gesù ha compiuto alla croce. Infatti il battesimo non era nient'altro che una prefigurazione della croce, perché tutti quelli che andavano a farsi battezzare da Giovanni lasciavano i loro peccati, li confessavano e li lasciavano, chiedevano di essere purificati nelle acque del Giordano, e lui che fu proclamato lì in quell'occasione l'agnello di Dio prese i nostri peccati su di sé. Per questo noi facciamo il battesimo, perché ci identifichiamo in Cristo, e anche noi confessiamo i nostri peccati e ci affidiamo a Cristo per la salvezza. Così lo Spirito Santo proclama e applica i benefici del sacrificio di Cristo alla nostra vita, e ci riconcilia con Dio grazie a quello che Cristo ha compiuto alla croce, simboleggiato proprio nel battesimo. Quindi sin da allora, diciamo, l'olio è diventato anche un simbolo di festa, di prosperità,
proprio per indicare questo favore ritrovato con Dio. Ecco, per esempio nel Salmo 52, 8, si parla di questo, si parla proprio del favore con Dio, della prosperità simboleggiata dall'olio. Nel Salmo 52, versetto 8, ecco, si parla di questo. Ecco, io sono come un ulivo verdeggiante nella casa di Dio, io confido sempre nella bontà di Dio. Ecco, dice Davide, quindi parla proprio del suo essere nel favore di Dio, nella casa, di Dio, e per Israele, ecco, rappresentava esattamente questo: quando c'è olio, quando c'è, l'ulivo, c'è il favore di Dio, c'è la prosperità, c'è la benedizione, c'è festa, c'è allegria. Ecco, l'olio era anche simbolo di questo, di festa, di allegria. Per esempio, c'è scritto di Cristo che fu unto con olio di letizia in Ebrei 1:8-9, nella lettera agli Ebrei. Ecco, quest'olio che era stato anche richiamato dal profeta Isaia, lui disse che sarebbe stato unto per portare gioia, per portare al posto del lutto, per mettere un diadema regale invece, dell'abito appunto del lutto e del pianto. Ecco, e nella lettera agli Ebrei anche si parla di questo olio di letizia. Ecco, Ebrei 1:8-9, dove c'è scritto: Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza di tutti, i tuoi compagni. Quindi tutto questo ci parla di festa, di felicità, della comunione, ritrovata con Dio. Sono anche delle immagini queste che rappresentano, diciamo, la ritrovata ospitalità, presso la casa di Dio. Vedete l'ulivo verdeggiante nella casa di Dio. Quando qualcuno veniva invitato, era un ospite importante, anche si faceva questo rito dell'unzione dell'olio, cioè, veniva profumato il capo, e ricordiamoci, come ho detto l'altra volta, che quest'olio non era semplicemente olio come, per esempio, per ungere il re e i sacerdoti, era un olio sommamente profumato, pieno di spezie, pieno di altri elementi come la cassia, il cinamomo, l'ambra, cioè c'erano dentro delle altre sostanze che rendevano estremamente profumato. Quindi era un unguento che fungeva anche da profumo con cui l'ospite gradito veniva omaggiato anche versando dell'olio. Ricorderete Gesù, insomma, anche quando fu unto di nardo, ecco, il profumo si diffuse per tutta la casa, dice Giovanni. Vale a dire, è un simbolo di accoglienza, di ritrovata comunione, di amicizia e quindi di pace, di prosperità. Questi sono tutti i simboli, tant'è che qualcuno pensa che quando l'Apostolo Paolo parla del fatto che noi portiamo il profumo di Cristo, si stia parlando del profumo dell'unzione e quindi dello Spirito Santo, anche se probabilmente lì sta parlando del profumo dell'incenso, perché lui paragona la sua predicazione, lui dice di essere stato vinto da Gesù Cristo, di essere diventato uno schiavo, e così come facevano i re quando portavano prigionieri, coloro che avevano sconfitto i loro nemici, li obbligavano anche a bruciare i profumi come se fossero delle divinità a cui rendere omaggio. Quindi può darsi ci sia questa simbologia, ma sicuramente anche il profumo a cui fa riferimento la scrittura è il profumo stesso dell'olio, dell'unzione, di questa ritrovata comunione con Dio, in cui ci ammette lo Spirito Santo, in che modo? Rigenerandoci, dandoci nuova vita, improfumandoci, di Cristo, rendendoci belli agli occhi di Dio. E questo ci parla del perdono di Dio, ci parla della giustificazione. Tant'è che l'Apostolo Paolo, quando parlerà anche dell'opera dello Spirito Santo, utilizzerà
proprio la metafora del bagno rituale, che è un bagno sia di rigenerazione, ma che ha a che fare anche con la giustificazione, cioè il fatto che Dio, ci accolga di nuovo nella sua famiglia e ci veda belli e profumati, no? In un certo senso. Allora, infatti, si parla anche di questo, per esempio nella lettera a Tito. L'Apostolo Paolo definirà così l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Dirà che quando la bontà, capitolo 3 di Tito, versetto 4, quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. E adesso nomina questo lo spirito mediante il bagno, il lutron, cioè che sarebbe anche il lavacro, sarebbe, infatti viene tradotto in vari modi, era un bagno, come dire, sia rituale, ma proprio un vero e proprio bagno. Per esempio, prima del matrimonio le donne dovevano essere lavate, improfumate, trattate con olio la loro pelle, quindi ci sono dei riferimenti anche a questo, ai bagni rituali, prima di offrire dei sacrifici, come i sacerdoti, per esempio, mediante il bagno di cosa? Della palingenesia, della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, cioè questa nuova creazione, questa novità di vita che lo Spirito Santo ha portato nella nostra vita, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo speranza e eredi della vita eterna. E quindi l'olio, diciamo, come immagine dello Spirito Santo e del rito di accoglienza dell'ospite gradito, ecco, è un'immagine perfetta questa dello Spirito Santo che ci fa entrare nella comunione con il Padre grazie al sacrificio di Cristo e ci rende graditi e profumati e belli agli occhi del Padre. Ecco, l'olio è anche un simbolo di bellezza fisica, infatti dopo il bagno, nelle terme, veniva utilizzato, ma in occasione delle feste, quindi indica proprio tutta la felicità. Infatti, c'è il Salmo 23, quando Davide, questa è un'usanza di Israele, ma di tutto l'antico vicino Oriente, insomma, quando tra i riti dell'ospitalità, appunto, c'era questa unzione dell'olio. Ecco, Davide nel Salmo, il famosissimo Salmo 23, dirà proprio questo, c'era il rito sia dell'olio e della coppa di vino come simboli di amicizia e di comunione verso l'ospite. Per me, dice, Salmo 23, capitolo, versetto 5, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Ecco, quindi è simbolo l'olio dello Spirito Santo, l'azione dell'accoglienza di noi peccatori che non siamo graditi e gradevoli agli occhi di Dio, ma siamo moralmente sporchi, spiritualmente sgradevoli agli occhi, alle narici di Dio. Ecco, diventiamo gradevoli e diventiamo ospiti d'onore che possono sedere alla mensa del Signore. Ancora, l'olio veniva utilizzato anche come condimento. Ecco, ci troviamo a tavola e sapete, ci sono molti sacrifici, al di là che anche nelle nostre tavole, diciamo nella cultura mediterranea, l'olio è un elemento fondamentale della nostra dieta, lo usiamo come condimento, ma era anche come condimento sacro. Ecco, ci sono molte offerte che venivano fatte che erano fatte con l'olio, e questo potremmo dire che anche le nostre offerte, l'offerta anzitutto della nostra vita, perché la Scrittura ci dice che per essere graditi a Dio dobbiamo offrire i nostri corpi in sacrificio. Ecco, tutti i sacrifici, alcuni avevano un riferimento a Cristo, ovviamente, i sacrifici dell'Antico Testamento, altri avevano riferimento a noi stessi che dobbiamo offrire le nostre vite in sacrificio di odore soave a Dio. E l'odore soave che Dio gradisce è quello
dato dall'unzione del suo Spirito, cioè se c'è lo Spirito Santo nella nostra vita, noi possiamo offrire sacrificio di noi stessi, gradito a Dio, e possiamo offrire le nostre preghiere in modo gradito a Dio, e tutto quello che facciamo, se condito con l'olio dell'unzione, che è lo Spirito Santo, sarà a Dio un'offerta a Lui gradita, profumata, gradevole. Ecco, e così le nostre preghiere, per esempio, se sono unte, se sono guidate, cioè dallo Spirito Santo, in Romani 8:26 c'è scritto che lo Spirito Santo viene per esempio in aiuto, quindi se sono condite con l'olio dello Spirito, vale a dire, fuori di metafora, guidate dallo Spirito, ispirate dallo Spirito, se noi siamo sensibili allo Spirito quando preghiamo, saranno preghiere che Dio esaudirà, perché lo Spirito Santo ci farà pregare sempre come conviene al Padre. Lui sonda le profondità di Dio, conosce quali siano i suoi desideri. C'è scritto in Romani 8:26, allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Quindi il condimento dell'olio, cioè dell'azione dello Spirito Santo. Ancora, l'olio veniva utilizzato non solo per, diciamo, come simbolo di bellezza, come un accessorio, come il nostro profumo o come condimento, ma veniva utilizzato anche nel combattimento. Ecco, sapete che gli atleti nell'antichità anche venivano unti i corpi, questo serviva sia per sciogliere i muscoli, per corroborarli, per dare elasticità, e ancora oggi, insomma, si usano degli unguenti, insomma, chi fa lo sport, al di là della bellezza fisica, c'è proprio, ci sono dei motivi, ecco, l'olio come emolliente, l'olio anche per sciogliere i muscoli, per restituire elasticità ai tessuti muscolari, per esempio, e quindi nella lotta, diciamo, c'era questo motivo, quindi è sempre stata associata l'unzione anche alla lotta, ma anche c'era un altro motivo, perché il combattente unto con olio, ecco, nel momento in cui andava ad affrontare il proprio nemico, ecco, il nemico non aveva presa su di lui, quindi perché giustamente scivolava. Allo stesso modo è sempre stato visto questo, una simbologia dello Spirito Santo come olio nell'aiuto nel nostro combattimento spirituale, sia con la nostra carne, sia contro il mondo, sia con il diavolo. Davvero lo Spirito Santo fa scivolare il nemico da noi, non ha realmente presa, ad esempio, le maledizioni, le astuzie del diavolo, le macchinazioni non possono davvero attaccare su di noi, perché scivola. Venivano unti per esempio gli scudi per lo stesso motivo, le lance, le armi scivolavano sugli scudi, ma anche perché la pelle di cui erano ricoperti spesso gli scudi si ammorbidiva, quindi diventava più elastica e si potevano respingere più facilmente i fendenti colpi dei nemici. Ad esempio, il collegamento tra l'olio, l'unzione e la forza, il combattimento spirituale, lo ritroviamo per esempio nel Salmo 92, versetto 10, dove il salmista collega con la classica tecnica del versetto biblico, dove nei due mistichi, nelle due parti del versetto, viene detta la stessa cosa, viene ripetuta la stessa cosa, ma ricorrendo a due immagini diverse per arricchire il significato. Ecco, nel Salmo 92, al versetto 10, viene detto esattamente questo. Poiché ecco il primo versetto 9, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, i malfattori saranno dispersi, ma tu mi dai la forza del bufalo. Letteralmente si parla del corno del bufalo, cioè tu alzi il mio corno.
ogni volta che c'è nella scrittura si intende proprio la forza, no? Per esempio Gesù viene paragonato a un corno che Dio ha sollevato, cioè sollevato la potenza, la sua potenza, no? E io, continua, il salmista, sono cosparso di olio fresco. Ecco, quindi il collegamento tra l'olio e nella lotta e la forza, quindi la forza del bufalo, ma allo stesso tempo l'olio che fa scivolare il nemico e che non gli permette di avere presa su di lui. Potremmo poi ricorrere ad altre immagini dell'olio per collegarle anche alla presenza dello Spirito Santo, appunto la presenza dello Spirito Santo. L'olio oggi non lo vediamo più perché abbiamo la corrente elettrica, ma fino a non moltissimo tempo fa ancora l'olio era utilizzato come combustibile per le lampade, per esempio. Ecco, ad esempio la lampada nella presenza di Dio, la menorah, era tutta con olio d'oliva, era tutta alimentata quel fuoco che ardeva sempre davanti alla presenza di Dio con olio d'oliva. Ecco, l'olio delle lampade, anche della parabola delle 10 vergini, eccetera, sicuramente c'è anche questa simbologia dietro. Quindi potremmo dire che lo Spirito Santo è colui che ci rende presente la presenza stessa di Dio, ce la rende tangibile, rappresentata dal fuoco, che poi tra l'altro è un altro simbolo dello Spirito Santo stesso, ma potremmo dire che è anche il combustibile della nostra vita spirituale. Senza lo Spirito Santo noi non abbiamo vita spirituale. Noi abbiamo avuto inizio mediante l'azione dello Spirito Santo che è stato soffiato su di noi da Dio e continuiamo ad avere vita ancora adesso mediante l'azione di questo combustibile che è lo Spirito Santo, che rende viva la fiamma della presenza di Dio che è lui stesso nella nostra vita. E potremmo dire che è il combustibile per la nostra vita spirituale di preghiera, per la nostra vita devozionale, ma anche per i doni e per i compiti che Dio ci dà, cioè vale a dire Lui che opera in noi per metterci in grado di fare delle cose per Dio, cioè quelle opere che Lui ha preparato per noi affinché noi le compissimo. Senza lo Spirito Santo, senza questo combustibile che brucia, noi non potremmo avere vita spirituale. Ma potrebbe essere anche il combustibile che ha a che fare proprio con la fiamma che illumina. E infatti un altro da sempre, lo Spirito Santo, è stato sempre associato all'azione di illuminazione della verità. È lui che ci apre gli occhi, è lui che ci fa vedere, è lui che ha illuminato la nostra vista spirituale affinché potessimo vedere Cristo. Quindi è Lui è il combustibile che ha acceso la luce nella nostra vita per poter vedere appunto Cristo. E quindi come combustibile potremmo dire allo Spirito Santo sono legati ovviamente i doni. Per esempio quando Paolo parlerà dei doni spirituali, con Timoteo dice ravviva il dono, no? E utilizza proprio l'immagine del fuoco, di una fiammella o del carbone che è stato, che è ancora sotto la cenere, ma che è acceso e va ravvivato soffiandoci su. Quindi l'olio dello Spirito, che è lo Spirito Santo, è lui che è il nostro combustibile per i doni che lui stesso ci dona, e i carismi, come vengono chiamati nel Nuovo Testamento, e anche per i ministeri, cioè i servizi che noi svolgiamo per Dio. Ancora, l'olio veniva utilizzato e viene ancora utilizzato anche per esempio per la conservazione degli alimenti. Sott'olio si mettono le cose affinché non deperiscano, affinché non si corrompano, non marciscano e non si guastino. E quindi sappiamo l'azione di conservazione, di preservazione dell'olio. Questo lo potremmo collegare a tantissime cose nella nostra vita. Lui, per esempio, che dopo averci separato per il servizio a Dio, rende anche possibile la nostra vita di santificazione. Lui ci conserva.
in vista della risurrezione. Lui ci preserva dal male e nonostante noi siamo peccatori e non ne sia stata totalmente sradicata la natura di peccato da noi, ma lui ci conserva in vista della risurrezione. Tant'è che l'Apostolo Paolo, sempre nel capitolo 8, di cui ho letto già qualche versetto in relazione alla preghiera, collega anche l'azione dello Spirito Santo proprio alla nostra risurrezione, in virtù della presenza dello Spirito Santo in noi, che sarà lo stesso spirito che ci risusciterà. Quindi lui ci conserva integri in vista della risurrezione. Potremmo dire l'opera di santificazione progressiva e continua che lo Spirito Santo fa dentro di noi per impedire la corruzione, cioè davanti agli occhi di Dio il peccatore è un corrotto, è un cadavere in putrefazione. Nonostante ci sia il principio del peccato in noi, però lui ci preserva e ci conserva in vista della risurrezione affinché possiamo essere presentati a Dio. Come offerte gradite a lui. Romani 8:11 è scritto proprio questo: lo spirito, se siete in, scusate, dal versetto 10, se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Vedete di nuovo il legame tra l'azione dello Spirito Santo che applica i benefici di Cristo e quindi ci rende graditi a Dio la giustificazione. E poi non solo questo, ci conserva in vista della risurrezione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quindi vedete il legame tra la santificazione iniziale progressiva e la santificazione finale in cui saremo offerti a Dio mediante la risurrezione e godremo nella sua presenza in eterno. Ecco, ancora, in tutto questo cammino lo Spirito Santo non ci lascia. Oggi vorrei concludere parlandovi anche però degli abusi che sono spesso fatti quando si parla di unzione dello Spirito Santo. Sicuramente è sempre, era legato nell'antichità l'olio non solo a tutti questi significati, ma anche al significato medicinale. Quindi le proprietà terapeutiche dell'olio sono note. Si versava sulle ferite, ricorderete il buon samaritano, perché è un ottimo emolliente, quindi ammorbidisce, lenisce anche i dolori e disinfetta anche, è anche un ottimo antisettico, per questo anche conserva gli alimenti, impedisce che si sviluppino microbi, batteri e quindi conserva e preserva anche. E quindi per questo l'olio è alla base di tante medicine ed è stato sempre usato come una medicina anche nell'antichità. E per questo l'azione dell'olio e dell'ungere con l'olio è stato spesso associato, lo vediamo nel Nuovo Testamento, alla guarigione. Tant'è, lo troviamo nell'Epistola di Giacomo, in cui si dice che bisogna ungere i malati con l'olio e la fede del malato e la sua preghiera guariranno il malato. Non l'olio, ovviamente, che è un simbolo efficace di questa azione guaritrice. E più volte, insomma, nella scrittura, per esempio in Marco 6:13, per esempio, c'è scritto che ungevano gli stessi discepoli di Gesù, ungevano i malati con l'olio. 6:13, predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano, per esempio. E così in Giacomo 5:14, quello che ho citato prima, e questa è una prassi che facciamo anche noi, non perché l'olio abbia qualche proprietà, diciamo, al di là, perché dobbiamo anche assumere i medicinali se ci vengono prescritti, ma è un simbolo efficace dell'azione guaritrice dello Spirito Santo della nostra vita. Lui ci ha guarito nel momento stesso in cui è arrivato, ha guarito la nostra anima, ha guarito il nostro spirito e continua a prendersi cura anche del nostro corpo. È lui che ci guarisce. E c'è scritto, infatti, c'è qualcuno in Giacomo 5, al versetto 14, c'è qualcuno che è malato, chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo ristabilirà e se egli ha commesso dei peccati gli saranno
perdonati. Ecco, questi sono ovviamente alcuni simboli dell'olio e dell'azione dello Spirito Santo ancora nella nostra vita spirituale fino da quando siamo stati separati per Dio e quindi dalla nostra conversione, rigenerazione, giustificazione fino alla nostra glorificazione, passando per la santificazione e per la nostra diciamo per tutto il cammino in cui incontriamo anche la sofferenza nella nostra vita, incontriamo il dolore, è Lui che ci dà gioia, è Lui che è lo Spirito Santo che ci continua a guarirci e a preservarci, a santificarci in vista della risurrezione che Lui stesso opererà. Adesso vorrei, in quest'ultima parte dello studio, invece, affrontare alcune cose. Perché oggi spesso viene utilizzata l'immagine dell'unzione che è lo Spirito Santo, come se si trattasse di qualcosa di diverso dallo Spirito Santo. Infatti viene utilizzata la parola unzione dello Spirito come se fosse qualcosa di diverso dallo Spirito, mentre la Scrittura ci mostra che è un'immagine dello Spirito Santo, non qualcosa di diverso, e spesso viene confuso l'unzione che è lo Spirito Santo con i doni dello Spirito Santo o le manifestazioni dello Spirito Santo. Ecco, su questo voglio essere chiaro perché il Nuovo Testamento non confonde mai il crisma, che è la parola che viene utilizzata, con carisma, che invece è il dono fatto dallo Spirito Santo. E oggi, per esempio, è molto comune dire avere un'unzione per dire avere un dono spirituale o sentire un'unzione per dire sentire una presenza particolare di Dio oppure dare l'unzione quando si impongono le mani perché qualcuno riceva lo Spirito Santo come ci insegna la Scrittura oppure ci sono espressioni come trasferire l'unzione nel senso la possibilità di trasferire i propri doni a qualcun altro e quindi si dice di chiedere l'unzione o di ricevere l'unzione e poi ci sono vari tipi di unzione, così come oramai è diventato nel linguaggio nel mondo pentecostale carismatico molto comune sentire, ci sarebbero delle unzioni particolari per fare miracoli, addirittura unzioni specifiche di guarigioni o di miracoli specifici, come per esempio unzione per il cancro, unzione per le ossa, si sente parlare di unzione invece di predicazione particolare o unzione di liberazione o unzione per arricchire anche per diventare ricchi. Adesso, ecco, io vorrei farvi semplicemente riflettere sul fatto che nel Nuovo Testamento non troviamo mai questa terminologia. È una terminologia del tutto inventata e che non ha nulla a che fare con quello di cui ci parla la Scrittura, perché la Scrittura ci parla invece dei doni dello Spirito Santo, che è Lui che ce li dona. E li dona a chi vuole, quando vuole e come vuole e che è sovrano, non è in potere dell'uomo, non è come un fluido magico che noi possediamo, come viene purtroppo trattato il dono di guarigione da alcuni presunti guaritori, che si fanno chiamare anche guaritori, che appartengono soprattutto al mondo del movimento della fede, della prosperità, dell'ipergrazia, perché è tutta la stessa famiglia. Quelli che io chiamo i falsi unti, di cui parla Gesù, e i falsi profeti, e che trattano appunto i doni dello Spirito Santo e la persona stessa dello Spirito Santo come se fosse qualcosa che loro possono gestire, che possono manipolare, che possono dominare. Infatti loro dicono di dare l'unzione, infatti quando pregano lanciano e dicono ricevi l'unzione, agitano la giacca, fanno tutte queste cose di cui non troviamo nessuno. Nulla nella scrittura, gli apostoli non hanno mai fatto delle cose del genere, neanche Gesù, infatti appartengono purtroppo di più al mondo della magia, infatti sono molto comuni presso gli sciamani, presso diciamo le religioni esoteriche, ma non presso, diciamo, non abbiamo nessuna traccia nella scrittura né di queste pratiche né di questa terminologia che invece è entrata nella nostra, diciamo, anche nella terminologia dei cristiani evangelici, diciamo, di orientamento pentecostale. Ecco, in Prima Corinzi 12, 4, 11, ecco, se fosse un linguaggio biblico lo dovremmo trovare nel Nuovo Testamento, invece non lo troviamo mai. La scrittura non ci parla di unzione, di miracoli, ma ci parla di doni di miracoli che ci fa
lo Spirito Santo, che è paragonato anche all'olio, ovviamente. E quindi, per esempio, in 1 Corinzi 12 c'è scritto 4:11, c'è scritto: ora vi è diversità di carismata, quindi di carismi, ma vi è un medesimo spirito, vi è diversità di ministeri. Ecco, non si parla di unzioni, si parla di carismi e di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore, vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, un'altra parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, un'altra fede mediante il medesimo Spirito, un altro carismi di guarigione. Quindi dovremmo cambiare questo linguaggio che è sbagliato. Non esistono unzioni di guarigione, ma esistono carismi di guarigione, esistono, cioè, doni immeritati che lo Spirito fa. E io, non si tratta naturalmente soltanto di un linguaggio sbagliato, ma proprio di un concetto sbagliato che viene utilizzato. Che, come dice Paolo qui, guardate, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Mentre l'idea che ci fanno passare questi falsi predicatori, che dicono di essere ripieni talmente di Spirito Santo da dare, da lanciare, da trasferire, è che lo Spirito Santo sia in loro possesso, non loro guidati e dominati dallo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo dominato da loro. E quindi, secondo la Scrittura, questa mentalità e questo modo di fare si chiama idolatria. Ed è magia. Infatti c'è la magia non è nient'altro questo, il tentativo di voler manipolare il soprannaturale, di poterlo dominare, di potersene servire a proprio piacimento, avere dei poteri di questo tipo. La scrittura c'è un comandamento in cui il Signore vieta sia che si facciano immagini di se stesso, ma vieta anche, nel comandamento in cui dice: non nominerai il nome del Signore tuo Dio invano. Se lo volessimo tradurre in parole più moderne, nominare il nome di Dio vuol dire servirsi di Dio. Il nome indica, nella cultura ebraica, biblica, indica la persona, tutto ciò che Dio è e tutto ciò che Dio fa. Nominarlo vuol dire renderlo presente, vuol dire servirsi quindi di Dio come una vanità, invano. E nel linguaggio biblico le vanità di cui si parla sempre nelle scritture sono gli idoli, vale a dire non ti servirai di Dio come se fosse un idolo, si potrebbe tradurre anche questo famoso comandamento. Vale a dire avere la pretesa di poter manipolare, dominare Dio, così come si faceva con gli idoli. L'idolo è qualcosa che possiamo tenere in mano, lo possiamo trasportare, gli possiamo far fare quello che vogliamo noi, perché alla fine non sono nulla, sono vanità, no? E quindi ce l'abbiamo noi nelle nostre mani. Ce ne serviamo noi, Dio invece al contrario va servito, è Lui che si deve servire di noi e non possiamo dire noi allo Spirito Santo dove deve andare e cosa deve fare, ma noi dobbiamo essere sottomessi allo Spirito Santo e fare quello che lui ci dice. Ecco, guardate cosa dice per esempio il Salmo 139, Davide, quando parla dei falsi, degli uomini sanguinari. A un certo punto parla degli empi e dice: certo, tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. E poi guardate come definisce: essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Ecco. Non odio forse quelli che ti odiano. Servirsi del nome di Dio, e questo è stato fatto in tantissimi modi lungo la storia, servirsi del nome di Dio per sostenere la menzogna, l'idolatria, vale a dire servirsi in un modo improprio di Dio. Ecco, fra poco anche termino, così rispondo anche, vedo che ci sono delle domande. Dio ti benedica, Ilaria, adesso leggo la tua domanda e risponderò. Quindi, al di là di non usare questo linguaggio della unzione, di vari tipi di unzione o di crescere nell'unzione, vi ricordo che questa era la terminologia tipica invece degli gnostici.
Infatti sono state ritrovate anche dagli archeologi delle attestazioni di questo, per questo l'Apostolo Giovanni parla dell'unzione che ci insegna ogni cosa e non abbiamo bisogno che gli altri ci ammaestrino, perché questi falsi maestri che si erano intrufolati nella Chiesa e che poi volevano portare l'esoterismo e la magia nella Chiesa cristiana, parlavano di queste unzioni particolari e di questa iniziazione mediante ammaestramenti segreti per entrare in livelli superiori di conoscenza, gnosi, per dirla alla greca. Invece l'unzione che è lo Spirito Santo è lui che ci insegna ogni cosa e ci basti quello che ha ispirato nelle scritture. Quindi questo diciamo è importante saperlo. Nel frattempo, prima di andare avanti, volevo leggere. Sento spesso dice parlare di entrare in connessione con l'universo, di mettere lo spirito della materia, lo spirito del viso. Cosa pensi di questo genere di fenomeni? Ecco, sì, Ilaria, grazie per la domanda. Volevo parlare proprio di questo. Diciamo, questo linguaggio che è molto mutuato dal mondo New Age, in realtà, in cui si è spiritualizzato e si sono presi elementi, ma è un fenomeno, voglio dire, molto antico, perché la parola spirito si può usare in senso filosofico, ma in senso psicologico. E quando viene usato anche in senso religioso, ci viene una commistione di cose, cioè non si separa quello che la scrittura riferisce allo spirito per l'intelligenza spirituale che ha a che fare con la salvezza eterna, con invece altre cose, che può essere anche semplicemente lo spirito umano, per potenziare le proprie capacità intellettuali, cognitive, e quindi spesso ci sono queste commistioni anche, diciamo, nel mondo evangelico. Vale a dire che si parla, diciamo, soprattutto ci sono questi predicatori motivazionali che insistono sempre sugli aspetti positivi e fanno anche, diciamo, una sorta di manipolazione mentale, attribuendo questo modo di parlare allo Spirito Santo, ma in realtà molto spesso, per esempio, quella che è la parola positiva viene dal mondo New Age, del pensiero positivo, la parola della fede, per esempio, tipica di quelli che parlano sempre anche dell'unzione, altro non è che il pensiero positivo attraverso la confessione, la ripetizione come un mantra di certe formule per ottenere e per plasmare, diciamo, la propria mente. Quindi, diciamo, ha a che fare più che altro con tecniche diverse, più che altro, più che con lo Spirito Santo. Quindi bisogna scindere quello che è spirituale, di cui ci parla la Scrittura, e lo Spirito Santo ci porta sempre al ravvedimento, al riconoscimento del nostro essere peccatore, al nostro bisogno di Cristo, al bisogno di essere santificati, di essere rigenerati, di essere trasformati nell'immagine di Cristo, da quello che invece è altro. Vi dico questo, vi faccio qualche nome, qualche titolo, per esempio, di libro che io sconsiglio sempre quando si parla di unzione. Per esempio, molto famoso il libro di Ben Hinn sull'unzione, oppure uno dei primi, diciamo, che ha portato tutto questo, il libro di Kenneth Hagin, Capire l'unzione, che è un po' il padre del movimento della fede, che non a caso è collegato al business, anche collegato alla prosperità e a fare soldi, non in modo lecito, diciamo, lavorando e quindi sviluppando, io capisco quello che tu vuoi dire, i propri potenziali umani per mettere a frutto davvero le proprie capacità e quindi sapere come muoversi e sviluppando appieno il proprio potenziale, ma con le cose di Dio, quindi invocando il nome di Gesù, proclamando l'unzione dello Spirito, si riempie il portafoglio. Ecco, per esempio, è molto comune oggi sentire queste unzioni del portafoglio che ri si riempiono i portafogli magicamente quando la Scrittura ci ha detto che dobbiamo dare, ci sarà dato, cioè Dio ricompensa chi dona con gioia, ma non si parla mai di un'unzione, perché questo ha più che fare con la magia e la stregoneria, e non con davvero la fede in un Dio che provvede. Oppure ce ne sono altri, insomma, altri autori che poi oggi ci sono, per esempio, visto che tu mi hai fatto questa domanda, ci sono delle commistioni, non si capisce poi
dove sono i confini, ci sono delle chiese oggi come la chiesa Bethel, famosa anche per i suoi canti, insomma che spopolano in rete con milioni di visualizzazioni, che ha una chiesa che ha anche una scuola per i miracoli, dove affluiscono, almeno prima della pandemia, da tutto il mondo, la fanno ancora online, dove fanno delle cose, dove oltre a insegnare dei principi, diciamo della parola positiva, tutte queste cose che sono tipiche del movimento della fede, ma insegnano a fare yoga, meditazione trascendentale cristianizzata, oppure ad assorbire l'unzione dai defunti, dai morti. Questa è una pratica, per esempio, famosa di cui parlava Benny Hinn, famoso predicatore che agita la giacca e fa cadere la gente a terra. Tra l'altro ci sono tantissimi studi in cui esperti di mentalismo e di ipnosi sanno bene, insomma, quali sono le tecniche utilizzate, il mesmerismo, per esempio, per come sono congegnate, diciamo, con la musica, la gestualità, il far ripetere in modo estenuante certe cose alle persone per farle cadere poi ai suoi piedi, diciamo, e chiedere poi tantissimi soldi. Infatti è uno degli uomini più ricchi in assoluto. Ecco, una delle pratiche di questo Benny Hinn, per esempio, è proprio quella dell'andare presso le tombe di uomini o donne di Dio, vere o presunti, insomma, veri o presunti, per assorbire l'unzione che ci sarebbe ancora nelle loro tombe, rimasta nei loro cadaveri oramai in decomposizione. Ed ecco, per esempio, gli aderenti di questa chiesa Bethel fanno questo, si stendono sulle tombe, che ne so, di C.S. Lewis, il famoso scrittore e anche cristiano, famoso per le cronache di Narnia, oppure si vanno a stendere sulle tombe di Katherine Coleman, Amy Macpherson, la fondatrice del Vangelo quadrangolare, oppure di altri come Smith Wigglesworth, che loro dicono in quel modo noi assorbiamo l'unzione. Purtroppo queste pratiche, oltre a non avere sostegno biblico, fanno più pensare alla necromanzia, pratiche più che altro occulte, esoteriche. E per esempio una chiesa molto famosa che poi ha fatto vedere questa commistione, cioè ha fatto di tutte le sue pratiche una commistione tra la magia, la stregoneria, macumba e cose varie trasferite travestite dal cristianesimo. È proprio la chiesa universale, famosa per questo, danno, spacciano acqua benedetta, santa, veli miracolosi che guariscono e liberano le persone. Voi pensate, si è arrivato adesso con quest'altra chiesa, Bethel, addirittura a fare i tarocchi cristiani. C'è gente che proprio per questa commistione, no? Di cose, tra quello che è davvero di Dio e quello che non lo è, e addirittura appartiene al mondo dell'occulto, del nemico, addirittura a profetizzare con dei tarocchi cristiani, cioè al posto di esserci lo scheletro per dire dei tarocchi che indica la morte, c'è magari il leone, i simboli cristiani, e la gente va là a farsi leggere le carte e ti dicono che quelle sono profezie. Addirittura questo pastore Bill Johnson, insieme a sua moglie, che è una esponente del New Age, addirittura hanno scritto un libro che si chiama sulla quantistica e si chiama La fisica del cielo. Questo libro in cui dicono che dobbiamo riappropriarci e lo dicono proprio chiaramente, delle pratiche New Age, della nuova era, perché c'è del vero dentro. E quindi per noi naturalmente queste sono cose, io sconsiglio, insomma, perché sono pratiche travestite dal cristianesimo. Ecco, non è un fenomeno nuovo. Se vediamo già nell'antichità, quando un mago famoso, Simone il mago, si avvicinò e vide i doni dello Spirito Santo, diede dei soldi, perché anche lui voleva avere i doni dello Spirito Santo. Ecco, Simone, c'è scritto in Atti 8, al versetto 18. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Io metto anche in guardia da questi personaggi, perché spesso è soltanto poi un grande affare di soldi. Ma Pietro gli disse:
il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. E purtroppo molte persone che si sono avvicinate venendo dalla magia hanno poi portato queste cose anche nel mondo cristiano. Allora, una cosa è utilizzare, come fanno alcune correnti di pensiero, anche delle tecniche per potenziare a livello umano la propria intelligenza, e quindi vengono utilizzate parole come spirito, ma non in senso spirituale, ma come si fa in psicologia o anche in filosofia. Un'altra invece è portare qualcosa che ha a che fare col mondo spirituale, spiritista direi più che altro, dell'occulto, dell'esoterismo nella Chiesa, ed è oramai è diventata una cosa molto 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 comune, tant'è che ci sono moltissimi studi, per esempio, che fanno vedere alcune di queste pratiche di imposizione delle mani con delle reazioni particolari, con il risveglio della cosiddetta Kundalini, cioè il risveglio della parte esoterica dormiente che viene rappresentata dal serpente nelle religioni orientali, che si sveglia dentro e la gente comincia ad agitarsi, cade in trance, ride, grida, rimane, cade a terra, cioè sono tutte, diciamo, pratiche che non sono, diciamo, specifiche, che non troviamo mai poi, tra l'altro, nel Nuovo Testamento. E oggi purtroppo sembra che siano quelle la norma, e invece tant'è che quando non si sente nulla, quando non succede nulla, si pensa che lo Spirito Santo non sia arrivato. Ma la Scrittura ci fa vedere che quando davvero c'è lo Spirito Santo, c'è ravvedimento, c'è cambiamento di vita, c'è conversione. E questo, diciamo, il segno dell'azione dello Spirito Santo. Quindi io quello che consiglio è di cambiare anche il linguaggio, soprattutto perché, con questo ho concluso, soprattutto perché le false dottrine ci vogliono sempre portare a deviare da Dio, a peccare contro Dio. Se fosse vero che l'unzione, e quindi lo Spirito di Dio nelle mani di qualcuno, ecco, Dio non sarebbe più Dio, ma quello non è il vero Dio, quello è un idolo. È sempre stato il sogno di Satana che l'uomo diventasse come Dio, che avesse i poteri soprannaturali che solo Dio ha, e questo fu il peccato originale, tant'è che molti nell'interpretare quello che Satana disse ad Adamo ed Eva, niente, stava dicendo nient'altro che questo era un'iniziazione proprio al mondo esoterico, alla magia, di cui il serpente era anche un simbolo per gli antichi. Quindi poter spodestare Dio, permettersi noi, permetterci noi al posto di Dio, addirittura poter avere Dio in pugno. Ecco, ma Dio non si lascerà mai addomesticare, Dio non è il vitello d'oro. Ecco, Dio non è un idolo che noi possiamo dominare, ma noi dobbiamo essere sottomessi a Lui. Ecco, quando l'uomo, dice ancora, è nelle mani dell'uomo, ecco, bisogna stare attenti quando ci sono persone, per esempio, penso di interpretare in questo modo, ci sono persone che anche in nome di Dio cercano di plagiare, cercano di dominare, di controllare le persone. Siamo in una deriva settaria, lì, che sia in ambito religioso, che sia evangelico, di qualunque tipo, ossia, ecco, una cosa è essere davvero guidati dallo Spirito di Dio, un'altra cosa invece è essere dominati da qualcuno che dice di avere lo Spirito di Dio e domina gli altri. E infatti molta di questa gente, come in tutte le derive settarie, in tutte le sette, domina le persone e crea una sudditanza psicologica, no, esattamente come fanno gli ipnotisti, o come fanno, dove la volontà viene annientata e quindi la gente è costretta dalla paura, per esempio, a dare, ad esempio è molto comune questi predicatori che maledicano chi parli male di loro, per esempio, o dica delle cose scomode, e quindi per paura li seguono, sono per esempio anche plagiatori
plagiati psicologicamente, con un controllo mentale a dare costantemente soldi, diventano schiavi, perché viene messa a loro questa paura, ma anche questa promessa della moltiplicazione dei soldi nel momento in cui devono dare offerte, decime e sempre, sempre di più. Infatti è tipico di tutti questi predicatori controllare e fare manipolazione mentale. Ecco, quello è molto pericoloso e sicuramente non è, non è un sinonimo dello Spirito Santo che sta operando. Cioè, lo Spirito Santo porta alla libertà, porta all'amore, non porta a essere dominati da qualcun altro. Quando c'è il dominio assoluto della mente, quando c'è schiavitù, ecco, non è sicuramente lo Spirito Santo che invece è venuto a liberarci, è venuto a liberarci dai carceri, è venuto a liberarci dalle catene. Quindi spesso si tratta di sette che si servono del nome di Dio e dello Spirito Santo anche per ottenere poi i loro scopi, che in genere sono quelli che hanno a che fare con i soldi. Poi alla fine va bene, spero di essermi spiegato allora in questo. Non so se ci siano ancora delle domande. Credo di aver concluso con questi simboli dello Spirito Santo, dell'olio legato allo Spirito Santo e della falsa unzione che non porta liberazione ma che porta ancora più schiavitù, la falsa unzione, non quella dello Spirito Santo. Avrei voluto dire qualcosina ancora su, per esempio, un verso Isaia 10:27, dico solo due cose, viene sempre citato, è l'unzione che spezza il giogo, anche quello è un altro esempio di lettura molto particolare dell'Antico Testamento, soprattutto nella versione inglese, che è tipica della Nuova Diodati, mentre invece tutte le altre versioni non rendono così: l'unzione non spezza il giogo, ma il giogo cade per la forza che spezza, appunto, e viene utilizzata l'immagine del grasso e della forza, come di un animale, che spezza, appunto, ogni asservaggio, e quindi non rende schiavo l'uomo, ma lo libera. Purtroppo quelli che invece parlano sempre dell'unzione che spezza il giogo mettono dei giochi sulle persone. Questo lo potete leggere in Isaia 10:27: quel giorno il suo carico ti cadrà dalle spalle, il tuo giogo dal collo, e il giogo sarà scosso dalla tua forza rigogliosa. Viene utilizzata questa immagine del grasso o anche dell'olio per indicare la forza che Dio aumenta. Stava parlando qui al popolo di Israele, che si sarebbe liberato dal nemico Assiro, probabilmente in riferimento al Messia, all'unto che sarebbe arrivato successivamente al capitolo 12. L'unto di Dio, l'unico che ci renda liberi davvero e non per cadere di nuovo in schiavitù. Va bene, io per il momento ho concluso. Se non ci sono altre domande, voglio pregare. Vogliamo ringraziare il Signore ancora per questa occasione che ci ha dato. Probabilmente la prossima volta parlerò della caparra dello Spirito Santo e del sigillo dello Spirito Santo, altre due immagini di cui si serve la Scrittura per parlarci dell'opera e dell'azione dello Spirito. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per quest'altra occasione che ci hai dato, Signore, di parlare di te, che l'azione del tuo Spirito nel consacrarci, nel separarci, nel profumarci, nel prepararci, nel conservarci, in vista della risurrezione, dalla corruzione e dalla morte, e per alimentare la nostra vita spirituale, Signore. Tutto questo rappresentato dall'olio possa essere una realtà sempre viva dentro di noi, affinché noi possiamo giungere, Signore, nella tua presenza, pronti per incontrare lo sposo con le lampade alimentate dal combustibile del tuo spirito, Signore, affinché la nostra fede possa rimanere sempre viva e accesa, Signore, in attesa del ritorno del tuo Figlio che verrà a rapirci per stare sempre con te. Grazie, Signore, benedicici ancora, consola ancora il cuore del nostro fratello Marco per la perdita della sua mamma, il cuore ancora della nostra sorella Antonietta per la perdita di Giovanni, Signore, e che la consolazione dello Spirito Santo, che è simboleggiato ancora dall'olio, possa essere nelle nostre vite anche per la guarigione dei nostri corpi e delle nostre anime, Signore, in questi momenti.